Microfono online, se si sente, se si vede, prova a scrivere in chat così abbiamo il buongiorno. Ok, allora credo sia leggermente in ritardo, ma di pochissimo, come al solito, giustamente. Sì, ok, direi che funziona. Allora, vediamo un mazzo insolito da parte di Mauro che gioca Brunilde, però ha già girato una pietra blu che gli ha permesso di giocare una macchina, quindi un Brunilde un po' particolare. Di là un Hanzo, vedremo montato come. Allora, io già premetto, ragazzi, che siccome ho i giocatori esattamente alle mie spalle, proprio dietro questo pannellino, non potrò parlare più di tanto della partita con carte, eccetera, per evitare che possano sentire. In questo caso, ad esempio, David, ora lui ha messo che è italiano, ma non è italiano, però non è importante questo. Abbiamo quindi David Preda, che non so da dove venga, se è dalla Germania o... E poi invece Mauro, che viene da Trento. Tra l'altro, ragazzi, avrò bisogno di massima assistenza da parte di tutti voi, perché sul formato blocco sono un po' indietro ancora, quindi mi mancano alcune carte, nozioni, eccetera. Perciò avrò bisogno assolutamente del vostro massimo supporto su giocate, interazioni, eccetera, perché sicuramente mi perderò qualcosa. Non potendo poi parlare più di tanto della partita, cercherò di parlare di altro. Se voi avete domande, dubbi, chiedetemi qualsiasi cosa, sono qui disponibile apposta. Faremo qualche intervista, quindi avremo diverse persone allo streaming proprio per interagire e per cercare di non parlare di questo. Proprio per questo motivo mi perderò magari degli errori, delle cose. Segnalatemelo immediatamente che cerco di bloccare lo stato di gioco. Abbiamo il super walkie talkie per chiamare i judge, così intervengono prima possibile. Uff, sono le 11:20, siamo appena partiti, sarà una lunghissima giornata e vedremo come va. Mauro, intanto continua a pompare le sue macchine. E a picchiare con Ginevra. È un mazzo un po' particolare questo, effettivamente, forse un po' inaspettato, soprattutto da David, che magari ha testato contro altri e quindi non è... Table flip. Table flip è stata rewardata 10.000 volte, non so se siamo... Mi chiedono dall'olio o il Tano in future. Sì, probabilmente dopo riusciremo a mettere l'uno o l'altro, ma vediamo. Adesso volevamo mettere Mauro come prima, proprio perché ha un mazzo molto particolare, che è questo Brunilde sporcato con le macchine, e quindi era l'idea di vedere un mazzo un po' diverso dal solito, altrimenti rischiamo che poi i future saranno tutti uguali. Quindi questo sicuramente era un mazzo particolare che ci andava di vedere. In più Mauro non lo mettiamo quasi mai in streaming, quindi mi sembrava un sacco carino dargli questa possibilità. Però sì, dopo guardo se o il Tano o dall'olio riusciamo a metterli. Hanzo monoverde, quindi Hanzo ormai in blocco si gioca monoverde, non più con le macchine evidentemente, o comunque lui gioca questa versione. E diciamo che rispetto all'Hanzo che giocava monomacchine, monoblu, ora si ha la possibilità anche di flipparlo il sovrano, il che non è male per poter rigirare una runa, eccetera, e comunque fa tante cose anche monoverde.
Oh, scontro tra rune. Questa è una runa, quella nera, non mi ricordo come si chiama, ora ve la vado a cercare così ve la faccio vedere. Allora, siamo in blocco, blocco, nuovo Valhalla, cerchiamo il tipo di carta runa. Vediamo, attributo oscurità. E la cerchiamo. Eccola qua, si chiama potere dell'immortalità. Allora, ve la faccio vedere direttamente qui. Potere dell'immortalità. No, non me la trova così. Diciamo potere. Ah, può essere anche che ci siano problemi, perché abbiamo avuto problemi col server. Ah no, qualcosa apre. Potere l'imperatore, 20 alunni uccisi, non me la trova evidentemente perché abbiamo un attimo di problemi. Sì. Vediamo se me la trovo come immortalità, ma secondo me no, abbiamo dei problemi col server. Allora vi dico cosa fa, ve la guardo qua. Potere dell'immortalità, canto runa. A divinità 1, costa 1 in colore, 1 nero, ma puoi, e arancio rapido, e puoi pagare 1 in meno per giocare questa carta se è da un'area runa. Ecco perché l'hanno pagata una nera, lui con o lui con il risonatore che ha messo in gioco, e Mauro invece usando la pietra bianca. E un risonatore bersaglio ottiene più 4 più 0 quando questa carta è messa in un centro del terreno, la metti nel terreno spostata e controlla il suo proprietario. Quindi l'hanno fatto per salvarsi i pezzi. Solo che non so Ginevra dove è andata. Lui è riuscito bene o male a ribaltare la situazione. David era partito molto forte, Mauro, ma David tra table flip e altre giocate comunque molto forti, effettivamente i risonatori verdi sono belli grossi e l'hanno bloccato subito. Sì, Mauro ha provato ad aggredire subito il tavolo, ma non c'è stato verso. A meno che ora non giochi una carta per ribaltare la situazione. C'è anche Nick. Uè, Nicolas. Allora, vediamo un po'. A2, ne ha appena una runa. Tra l'altro è una runa verde, però o sbaglio? Sì, andiamo a vedere qual è. Tutto, andiamo a vedere. Ah, ogni volta devo rifare. Canto runa. Attributo, quindi non è una canto runa, sarà solo una runa. No, non la trovo. Dimmi poi quando tu ti sei sistemato. Stanno giocando, io devo fare. Ok, no, sai più che altro per cosa? Perché ho provato a cercare una carta e non me l'ha trovata. Non vorrei che ci fossero dei limiti impostati a livello di blocco, eccetera. Va bene. Sì. Ritorno su Twitch. Poi ragazzi, spero che stiate seguendo la partita, perché io mi sono perso. E i primi turni ci metto sempre un po' ad ambientarmi, perché è mattino presto, cioè sono solo le 11:30, vuoi dire. e soprattutto il discorso è che ho il computer da una parte dove devo inserire, dove devo andare a cercare le carte del database, lo schermo dall'altra per vedere. Well, no, nella pizza ci voglio l'uovo, scrive Werman. Non so chi sia, ma nella pizza ci voglio l'uovo, io sono d'accordissimo, a me nella pizza l'uovo mi piace da matti. L'altro giorno
ho discusso con un po' di persone perché io ho voluto mettere l'uovo nella pizza, per me è buonissimo. Nefren 91, buondì. Nefren mi suona come nome ma al momento non mi viene. Poi ci abbiamo Jakuragi, Reyesh, bella Arman, bella Reyesh 90, ci siamo. Allora, iniziamo ad avere anche un po' di gente. Se avete dubbi, domande, se volete chiedermi qualcosa, quello che so vi rispondo, quello che non so mi informo e vedo di rispondervi, perché purtroppo sono qua in quest'angolino dello streaming, fuori succede il mondo e a me non arriva mai niente, mi arrivano solo notizie spot ogni tanto, tipo siamo bloccati, abbiamo un problema, ok, va bene, però quanti siamo giocatori ancora non me l'hanno detto. E mi piace, tra l'altro, Mauri, sai cosa? Se faccio così con la mano, la mia mano compare sul tavolo. Che è figa, è molto figa come cosa. Mi piace questo effetto che si veda. Mi divertirò, passerò tipo 2 ore solo a vedere la mia mano che è nel tavolo. Adesso sistemiamo anche questo. Come si gioca? Sono Marcolino. Ah, ecco, ciao Marcolino. Non sapevo che nella pizza ci voleva l'uovo, ma Marcolino, sono d'accordo. Perché non sei venuto a Padova, maledetto? Non c'è nessuno da Catania, potevi venire. Reyesh mi chiede come si gioca Force of Will. E potrei dirti come si gioca Force of Will, però io ti posso dire come si gioca Force of Will. Se vuoi sapere come si gioca bene a Force of Will, cioè ti posso chiamare un giocatore forte, uno che sappia davvero giocare molto bene. E allora sì. Crea 34, ma in blocco, sì. Il torneo di oggi è in blocco, giusto Mauri? È domani New Frontier. Ok, direi sì, però direi che oggi è blocco e domani New Frontier. Mi sembra che sia così. E vedremo, vedremo. Questo è il primo PCQ. È il Pro Circuit Qualifier. Praticamente è un nuovo tipo di torneo che abbiamo creato qui in Italia, per creare un circuito alternativo, oltre al classico circuito, quindi abbiamo i Master Qualifier, i Master, abbiamo i GP, eccetera. Abbiamo voluto creare questo nuovo tipo di circuito per dare più possibilità ai ragazzi di vincere premi maggiori, ma anche solo per dare la possibilità di avere un viaggio in Giappone per poi partecipare al mondiale, insomma, per creare un tipo di torneistica in più, così che il gioco competitivo abbia vari sbocchi. Questo ci dà modo anche, appunto, oggi facciamo un torneo, domani un altro, chi non riesce a venire il sabato può venire la domenica, chi può venire solo il sabato e non può la domenica, viceversa, perché è capitato in alcuni tornei passati di gente che magari dice vabbè, io vengo, posso solo sabato, vedo come va, se poi mi va benissimo cerco di liberarmi domenica, invece così tu in un giorno risolvi la situazione. Domani ci sono e sono sommerso dalla scuola. Marcolino, sommerso dalla scuola, mannaggia, cioè ormai i giochi sono fatti, siamo a marzo, avresti dovuto studiare prima, avere già tutti 7-8 ed essere tranquillo. Allora io credo che la prima l'abbia vinta David, se vogliamo mettere il pallino, sono quasi sicuro, nel senso non ho seguito la situazione. Mi chiedono quanti siamo, un po', non ho visto qual è il tavolo finale perché appunto ero qua inchiodato allo streaming, però per iscritti erano una 70, secondo me più o meno siamo una 50, forse siamo arrivati quasi a 60, tra la 50 e la 60, ma vi do il numero preciso tra poco. Il numero grosso è previsto per domani, chiaramente essendo domenica è più facile, e questo ha permesso appunto a chi magari non riusciva a venire oggi a venire domani, cioè domani avremo anche grandi ritorni, ragazzi. Mamma mia, già non vedo l'ora. Già oggi abbiamo un po' di ritorni importanti di player di vecchia data che sono tornati alla carica. Allora, siamo partiti col game 2. È partito David. Quindi Mauro che ha perso ha fatto partire poi David. Magari l'ha fatto per avere la coin per qualche motivo, però forse
per qualcosa di difensivo, però per adesso non mi sembra una strategia vincente. In generale secondo me partire è sempre forte, anche se hanno messo la coin, io preferisco sempre partire quando è possibile e amen. Chi mena per primo mena sempre duorte, ricordatevi, a Roma si dice così. Cioè giustamente è vero, chi mena per primo mena sempre due volte, quindi per me cominciare è sempre un'ottima soluzione. Ora una giocata da Mauro che fa cose. Runa giocata anche da David. Andiamo a vedere se riesco a trovarvi queste rune per far vedere qualcosa. Allora, vado a cercare prima. Il Festival di Yukai, che è quello che ha appena giocato lui. Vediamo se me lo trova qua, così ve lo metto a schermo pieno. Festival. No, c'ho veramente un problema, non mi trova le carte dell'ultima espansione. Su Just Card. Sì, poi ci guardiamo. Allora, vi leggo cosa fa Festival Yukai, che è quella che gioca lui, l'ha giocata già prima, nella partita di prima l'ha giocata anche ora. Dice, puoi pagare uno in meno per giocare questa carta da un'area delle rune. Quindi costa 2 verdi X e lui la paga solo 2 verdi. E dice, cerca fino a 2 yukai con costo totale pari o inferiore X dal tuo mazzo e mettili nel tuo terreno. Poi mischia il tuo mazzo. E lui va a giocare uno yukai, che mo vi dico qual è. Allora, chiamiamo il tipo di carta, quindi risonatore. Vento, facciamo la razza... Se la trovo veloce, no, non è così immediato. Facciamo che la cerca direttamente così. Cerca, allora lui cerca questa qua, le sei statue Jizo, che è un risonatore yokai appunto, che dice a uno è un 600-600, quindi già con un grosso build. Questa carta non può attaccare né bloccare a meno che non ci siano 6 o più segnalini più uno su di essa. Alla fine del turno metti un segnalino più uno su questa carta. Quindi è lenta, nel senso che prima che inizi a fare qualcosa ci vuole un po'. Però, contando che ne piazzi due cioè con una carta sola, non è male. In più lui ha modo di mettere segnalini, aggiungere segnalini, con risonatore, eccetera. Probabilmente, immagino. O a prescindere lui aspetta e quelli tanto diventano sempre più grossi. Se entrano turno 1, turno 2, tu ne piazzi 2 e restano lì, quando poi arrivano a 6 segnalini comunque sono dei 1200 che fanno malissimo. Appunto, la coin semplicemente per poter fare coin umano 2-4, ma non penso sia una buona idea visto che non è un mazzo contro l'avversario aggro. Può darsi ha tolto la coin per evitare il turno 1 le due statue. Sì, probabilmente sì, sicuramente ha fatto per quello. Però non mi sembra comunque performante, nel senso, tanto ok, mi fa le due statue turno 1. In teoria Brunhilde dovrebbe avere di forte la carta che demolisce tutto il bordo, quindi non vedo grossi problemi, nel senso, è chiaro che dipende come deciso di improntare la partita. Lui mi sembra non l'abbia improntata molto sul control. Il mazzo in generale non lo vedo molto improntato sul control, allora non ha senso fare una partenza tipica da mazzo control, perché quella che ha fatto lui gli altri non è che un tipo di questo tipo di partenza. Parto per secondo per avere la coin, per evitarti a te di partire aggro, per difendermi, va bene, lo faccio se ho le carte che mi permettono di controllare. Brunhilde nella marea perché ha solo rune che spaccano pezzi, quindi ok, ma questa Brunhilde mi sembra diversa, quindi secondo me solo o non sa bene come giocare contro questo tipo di Anzu e quindi non sa come, si è trovato magari un mazzo contro cui è testato meno o non lo so,
o forse lui aveva una strategia diversa che non è riuscita a mettere in pratica. Ma quella che pulisce il bordo non si attiverà mai contro Hanzo, certo, perché ovviamente viene counterata, questo è sicuro. Però gliela devi far usare quella. Allora l'idea è, se ti spacco vari pezzi, intanto ci provo a attivarla. Tu me la counteri, però ti ho, tra virgolette, deviato, depistato in qualche modo. Non conosco il mazzo, non mi piace l'idea del blu bianco. Sinceramente, sicuramente pescano il cartempio per poter vedere removal di Brunhilde ha senso. Ma l'avversario fa play around e tiene sempre open 1 per la barriera, sicuro. Sì. Per cui dico, il discorso è, Brunhilde deve puntare su quelle che spaccano i pezzi singoli, che sono più cheap, costano meno, riesce a usarle più facilmente. Quella che svrata non la giocherai mai nella vita, cioè non ce la fai, però la devi avere di riserva. Metti che lui a un certo punto si trovi costretto a usare quella che neutralizza le rune per un'altra cosa, praticamente sta in difficoltà, tu hai sempre l'arma di riserva, quindi comunque ti serve tenerla. E secondo me è chiaro che lui non imposta la partita in modo da fare board control, e quindi subisce poi quando i suoi pezzi diventano troppo troppo grossi. Vediamo un po', la situazione si è un po' rallentata. Ok, altra runa per David. Andiamo a vedere quale runa è. Così ve la trovo qua. Si chiama Fragore del Proiettile. Lancio rapido, costa 1 verde, a divinità 2. E dice: come costo addizionale per giocare questa carta, bandisci un risonatore. Lui stava bandendo quello. Questa carta infligge danno pari all'attacco del risonatore bandito o risonatore bersaglio. Se questa carta è stata risvegliata, essa infligge invece altrettanti danni a quel bersaglio e al tuo avversario. Non l'ha risvegliata, quindi l'ha solo fatto per pulire il bordo. Sono già 5 quello è stato, quindi turno dopo iniziano a essere pesanti. Allora, torniamo qua. La varetta la devi avere per forza nel luna. Beh, rimango perplesso comunque nel mazzo. Blu molto forte, ma non ottimizzi nel blu macchine, nel bianco per pescare e fare control. Sì, sono d'accordo. Arma è stato un solo problema. Il problema è 2000-2000. L'ha già messo in campo il 2000-2000? Non lo vedo però. Quindi comunque dopo dei ciccioni che picchiano sono un problema a prescindere, perché tu devi parare i colpi. Sì, è vero che il problema è 2000-2000, però in questo momento non lo vedo un grosso problema. Io parlo in base alla situazione attuale del tavolo. Sono d'accordo sul fatto che ibridando troppo questo blu bianco non rendi né potente il blu né potente il bianco, cioè fai una via di mezzo che non è né carne né pesce. Questo ti porta a non essere né performante in un verso né performante nell'altro, secondo me. Un conto è che io impronti la cosa sull'agro, lo fai in mono blu macchine, non so per quale motivo, magari sfrutti il bianco per qualcosa che non ho idea, oppure lo fai bianco control, ma fare così un po' ibrido non mi convince. Ok,
Ok, ho usato la runa suprema ora, se non sbaglio, quella che countera, e proprio perché in questo momento era in... dice se io la riesco a usare ora, turno dopo probabilmente chiudo, mi sa che l'ha fatto per questo motivo, anche perché se no, se non chiude ora, Mauro ha lo spot poi per poter giocare la runa che svaratta, a meno che lui non giri Hanzo e quindi si rigiri la... Vediamo. Table flip, l'avevamo già vista perché gli era caduta di mano. Stato, blocca. Bicchiere 1200. Va a 1800. O chiude o giranzo. Armand, il coverage c'è già. Giranzo, infatti. Così riesce a tutelarsi. Sì, questa versione di Hanzo è molto safe, nel senso aggra un sacco e comunque si pone nella situazione di dire o vado a chiudere o ti metto in difficoltà e vado a chiudere o se no mi riproteggo riutilizzando la cosa. C'è pure Xander. Il coverage c'è già, il coverage lo stiamo facendo, però abbiamo avuto un po' di problemi tecnici dovuti a connessione, server, cose varie, quindi siamo un attimo a rilento sotto quel punto di vista, però ci stiamo muovendo per già il fatto di riuscire a essere andati in streaming è tanto. Scende adesso è ormai. Non la vedo agilissima come situazione. Qui cerco anche quella così. Domani sto là, Grande, grande Xander, grande. E avevo letto infatti il post che chiedevi per il discorso degli alberi. No, scherzi a parte degli alberghi. E quindi immaginavo che tu venissi, però mi aspettavo di trovarti già oggi, invece vabbè, ci sei domani, ottimo. Magari vieni a fare un salto anche in streaming così ci becchiamo e ne parliamo. Allora. Correttore, sì, diamo sempre la colpa al correttore. Io ho solo letto poi le risposte sotto e sono morto. Allora, vediamo un po'. Qua non la vedo per niente agile. Allora, vi volevo trovare quel, anche se tutti la conoscono, però per chi magari invece ci segue, che non gioca tanto, non conosce, o non lo so, vi cerco il risonatore bianco che purtroppo non posso far vedere in streaming perché ho un attimo dei problemi, però vi dico Mistletoe cosa fa. Allora, tre in colore, due bianchi, è la carta che tra l'altro vedete nel disegnino sopra il mio faccione. E tre in colore, due bianchi, è un 1200-1200. Entrata, puoi pagare uno in colore, uno bianco in meno per giocare la tua prossima runa in questo turno. Quindi ti fa giocare una runa, non ti dico gratis, dipende qual è la runa, ma quasi. Ogni volta giochi una runa da un'area delle rune, metti nel terreno un risonatore bersaglio con costo totale pari o inferiore a 3 dal tuo cimitero. Lui la runa l'ha castata dalla mano, non dal mazzo delle rune, quindi non ha potuto fare questa cosa. E ogni volta questa carta blocca o viene bloccata dal risonatore, distruggi quel risonatore. Quindi comunque è tanta roba, cioè nel senso è forte. Però in questo momento è un po' tardino, certo è comunque a 3000, quindi per carità. E come runa andiamo a vedere quella che ha giocato, perché lui ha giocato una runa, una cantoruna bianca, cerca, ha giocato tutto, non lo troverò mai. Questa che si chiama Lancia delle Valchirie, costa proprio uno in colore uno bianco, quindi lui l'ha potuta giocare gratis, lancio rapido, paghi due in più per giocarla da un'area delle rune, ma lui l'ha castata dalla mano, quindi a gratis, grazie Mistletoe. Questa carta infligge danno pari all'attacco maggiore tra i risonatori che controlli a un risonatore, tra risonatori sovrano G che controlli a un risonatore sovrano G bersaglio. Se controlli una Valchiria guadagni altrettanti punti vita.
Mistelten è proprio una valchiria, quindi in conseguenza lui cosa ha fatto? Giocando questa gratis ha potuto spaccare Hanzo e guadagnare 1200 punti vita e riequilibrarsi un po'. Non so sinceramente per quale motivo David non abbia girato la runa che neutralizzava, che comunque gli dava vantaggio, perché Mauro per giocare Mistelten eccetera si è dovuto completamente spossare out, quindi poi non aveva più risposte. Perciò se io ti neutralizzo questa, ho ancora il mio Hanzo in vita, ho ancora i miei pezzi e dopo ti asfalto, non guadagni punti vita e dopo ti asfalto. Però sono punti di vista. Detto questo, ora Mauro, non ti dico che l'ha riacchiappata, ma sta un attimo temporeggiando sicuro, non continua a non trovare lo spot per sbrattare il bordo, perché il suo opponent appunto ha ancora la runa, quella che neutralizza, però insomma sicuramente ci siamo tolti un pezzo grosso che era Hanzo, che comunque poteva essere fastidioso, un pezzo che attaccava in più. Più che altro ora David è in preda al panico e non attacca. L'avrebbe dovuto far prima, ora aveva paura, ora si sta facendo i conti per capire, vuole secondo me trovare lo spot per chiudere in un turno. Tante carte in mano, tante possibilità di scelta e quell'ippopotamo fastidioso. Aspetta che devo andare a rivedere Mistelten, perché se si attiva deve... Ogni volta c'è che non è andare a vedere, mette il terrore sotto il bersaglio, e infatti ha messo la ciambellina. Non ho ben capito cosa sta succedendo, ma mi fido delle loro giocate. Però Armando, mi saltano mano Vagabondo e Brunil della Valchiria. Ah, ok, poi non attacca quando blocca, perché quando blocca viene bloccata, spaccato molto. Sì, però se tu attacchi contro pezzi lui te ne può bloccare una, quindi gli altri intanto passano, cioè hai solo dei pezzi grossi. Io penso a picchiare, ok, me ne spacchi uno, ma ne entrano altri due, qual è il problema? Devi metterlo sotto pressione, se non lo metti sotto pressione non ne esci. Invece se tu resti lì così fermo rischi che lui in una sorta di mid range riesca in qualche modo a ribaltare la situazione. Però è riuscito poi a gestirla così, più che altro perché ha visto mille di queste rune qua verdi, di queste rune qua che fanno spaccare pezzi, perché se non vedeva due di quelle che c'ha in mano non ne esce, nel senso non che non esce, però rischia di andare a perdere la partita quando era già in vantaggio. Comunque ha chiuso, esatto, ha aspettato lo spot proprio di chiudere in un turno, come dicevamo prima, sicuramente era quella l'attesa, e se l'è cavata grazie a questa runa verde che fa spaccare pezzo. Detto questo, niente, a questo punto vince David tutte e due le partite, quindi parte già 1-0, ottimo. E niente, io andrei a vedere, più che altro ha fatto 2K danno in faccia, sì. Andrei a vedere quanti siamo, come siamo, se si sono sistemate un po' di cose e vedere il discorso coverage. Inoltre vado a dare un'occhiata perché abbiamo di fianco anche il torneo di Dragon Ball, quindi vado a dare un'occhiata anche lì per capire quanti giocatori ci sono e come se la stanno cavando. Perciò ci vediamo tra poco, vi do qualche info in più magari sul torneo, quindi player, tipo di mazzi eccetera, e vi dico qualcosa anche su Dragon Ball di come sta andando.
Però non posso chiudere la diretta perché c'è Maurizio che mi è sparito, quindi Mauri, se vuoi qua abbiamo finito. Vado a prendere qualche informazione e ci vediamo tra poco. Ciao.